il mio nome è Tarek, faccio l'insegnante di lingua araba da alcuni anni e ho pensato di mettere a disposizione di tutti voi la mia conoscenza della lingua araba per aiutarvi ad imparare questa lingua così importante e affascinante. Passeremo alcune ore insieme imparando, anche per affrontare al meglio questo periodo non facile. Questo corso sarà svolto su YouTube e sulla pagina Facebook del corso, ovvero le lezioni saranno pubblicate su YouTube e una volta a settimana farò una diretta su Facebook, così anche voi avrete la possibilità di partecipare e fare le vostre domande o chiarire anche le vostre perplessità. In questo corso impareremo la lingua araba standard contemporanea. Allora, qualsiasi lingua ha dei registri linguistici. Cosa vuol dire un registro linguistico? Ve lo dico subito. Un registro linguistico indica la varietà di lingua impiegata a secondo del tipo di rapporto psicologico e sociale sussistente tra i locutori, delle circostanze in cui avviene la comunicazione e del mezzo impiegato. Fin qua, un po' difficile. Che significa tutto questo? Allora, significa che, ad esempio, la lingua italiana, cioè la lingua italiana classica, standard, cioè quella ufficiale, quella dei mezzi di comunicazione, libri, letteratura. Poi c'è il dialetto regionale, ogni regione ha il proprio dialetto. E ci sta anche, ogni città ha anche un dialetto. E alcuni quartieri come il Trastevere una volta avevano anche un dialetto romanesco. Perciò la lingua araba è simile alla lingua italiana in questo, cioè esiste la lingua araba arcaica che è precedente all'Islam, poi c'è la lingua araba, la lingua del Corano, dopo la rivelazione del Corano al profeta Muhammad, poi c'è la lingua moderna che all'inizio dell'Ottocento la lingua araba ha cominciato a evolversi, e c'è anche ogni paese dei paesi arabi ha il proprio dialetto, marocchino, tunisino, egiziano, che è più famoso, che è proprio il mio dialetto, e anche ogni paese di essi hanno il proprio dialetto, cioè Al Cairo ha il proprio dialetto, Alessandria c'è il dialetto. Perciò noi, per entrare in un grande caos linguistico, impariamo la lingua letteraria contemporanea, quella che viene parlata in tutti i paesi arabi. Sulla pagina Facebook del corso troverete questo foglio qua, dove c'è l'alfabeto arabo. Sono 28 lettere. Un insieme di simboli scritti che rappresentano o si approssimano alle sillabe formante le parole. Un simbolo in un sillabario rappresenta tipicamente un suono consonantico opzionale seguito da un vocalico. Che significa? Significa che ogni simbolo di questo, ogni segno di queste lettere qua, associato a un suono. Questo suono fatto di consonante seguito da vocale. Ok? Allora, prima di
di imparare o i suoni, associare i suoni ai segni, ai simboli, dobbiamo sapere una cosa. Nella lingua araba, come tutte le lingue, ci sono delle vocali. I vocali abbiamo nella lingua araba vocali brevi, vocali lunghi. La differenza fra i vocali lunghi e quelli brevi, che quelli lunghi hanno due tempi di pronuncia, mentre quella breve ha un solo tempo. Che significa? Ad esempio, io lo faccio. Quali sono le vocali nella lingua araba? Abbiamo la alef, che prima di tutto dobbiamo iniziare sempre da destra, ok? Da qui. Alef, ok? Il primo vocale lungo. La prima vocale lunga è alef. La seconda vocale lunga è la waw. E la terza la ye. Ok? Allora, la pronuncia di queste vocali qua, ok? Ad esempio, la parola baba. Baba, fatta di ba, la lettera ba, seguita dal vocale lungo a, ba. Ok? Quali sono invece le vocali brevi? Sono dei simboli che io dovrò mettere sopra o sotto la lettera stessa. Ok? Ad esempio, su questa pagina qua, anzi, prenderò un altro foglio, prendiamo la lettera B, che è questo simbolo qua. Ok? La B. Allora io dovrò mettere una vocale breve. Se io metto una stanchetta sopra, la pronuncia ba. Ok? Se invece io la metto la stanchetta sotto, le pronuncia b. Ok? Se io metto una specie di virgola piccola sopra, le pronuncia pu. Perciò le vocali sono A, I, U. Ok? Tutte le lettere io posso mettere che sia questa stanchetta qua, o sotto, o la virgola. Ok? Adesso vi spiego meglio. Allora, come abbiamo detto, la pronuncia di queste qua, con la stanchetta sopra, ba, con la stanchetta sopra, b, con la stanchetta, con la virgola sopra, una virgoletta piccola, bo. Adesso proviamo a metterci una vocale lunga, vediamo e vedremo la differenza fra quella breve e quella lunga. Eccoci qua, noi abbiamo detto le vocali lunghe sono A, I, U, due tempi. Eccoci qua la lettera B, ok? Se io metto qua la alef, io la pronuncia ba. Invece, se mette solo la stanchetta senza la lettera A, diventa ba. Sente la differenza. Ba. Ba. Ok? E invece, se io metto la vocale I, diventa B. E questa, invece, quella breve, B.
B, ecco la differenza. B, B. Adesso metterò la wow. Che è la virgoletta. Queste qua io la pronuncio bu. Con la virgoletta e la quella breve bu. Eccoci qua. Bu. Bu. Bene. Perciò la differenza fra la vocale lunga che ha due tempi e invece quella breve un tempo solo. Sentite la differenza nella parola ba, finisci con vocale lunga perché ho fatto due tempi, ok? E invece si dice ba, un tempo solo. Adesso ci proviamo insieme a ripetere, a sentire sono per la prima volta di tutte le lettere che abbiamo qua, ok? Con i tre vocali breve, ok? Mi raccomando, i simboli, ok? E questi qua. Facciamo questi qua. Immaginiamo che queste sono le lettere. Se io la metto sopra, diventa A, sotto I, un virgoletta U. Bene? A, I, U. Adesso insieme provate a ripetere dietro a me lettera per lettera. Eccola qua il vostro foglio, questo qua, iniziando da destra. Questa stanghetta qua, la prima lettera dell'alfabeto arabo, che è l'alef, si chiama alef, ma a noi ci importa solo la sua pronuncia, le sillabe pronunciate. Io la posso dire A, I, U. La seconda lettera, la B. Ba, B, B. La terza lettera, la T. Ta, ti, tu. La lettera F è la simile alla lettera Theta, la lettera greca Theta, che è dentale. Come ce le possiamo dire che è zeppola, queste persone che hanno il problema delle zeppole, e verso fa, si, su. Ok? La lettera, la quinta lettera, la lettera G, perciò già, gi, giù. Arriviamo a una lettera un po' difficile, che l'apparato fonetico dell'italofono o che parla nelle lingue latine, che non è abituato a questa lettera così forte, che ci vuole un po' di allenamento per imparare la sua pronuncia. Ha, ha. L'aria deve venire da qua. Ha, come pulisci l'occhiale. Ha, ok? Perciò non deve essere articolata da nessuna parte, l'aria esce direttamente con la bocca aperta e la lingua sotto. Ha, he, ho. Poi abbiamo chi parla tedesco e ho l'spagnolo e puoi imparare questa lettera qua, che è la iota. Ha, he, ho. Ok? Poi abbiamo la lettera dal, da, la di normale, da, di, du, ok? E questa qua, con un puntino sopra, la lettera za, sempre anche quella dentale, come che parla l'inglese, è tipo za, they are, ok?
za, sempre dentale, za, zi, zu. Abbiamo la lettera R, ra, ri, ru. La lettera zen, che è simile alla z italiana, latina, za, zi, zu. Poi abbiamo la S, che è normale, sa, si, su, con tre puntini sopra. La lettera sci, sha, sci, sciu, sha, sci, sciu. Poi questa qua, questa lettera qua, che si chiama sa, sa, un po' più pesante. Tutte le lettere con una specie di beta qua, ok, hanno una pronuncia più pesante. Differenza dal S normale, sa, so, ok, sa, si, su. Anche questa con il beta, no? Se vedete beta qua, la bo, vedi qua sopra la D, sotto la bo, più pesante, bo, di, du. La lingua araba si chiama la lingua del dad, cioè questa lettera qua. Abbiamo un'altra lettera con il petalo, che è to, to, ti, tu. Abbiamo anche col petalo zo, si, zu. Abbiamo questa. E anche quella una lettera un po' difficile per l'elite, per chi parla la lingua latina, che è la lettera en, a, a. Proprio qua l'aria non viene mai articolata da nessuna parte della bocca, aprendo la bocca, facendo con la lingua sotto a, a, ai, au. Poi la R moscia, se andiamo un puntino sopra, diventa re, che è una specie di R moscia, ra, ri, ru. Questa qua, la F, fa, fi, fu. Con due puntini, la lettera ca. La ca, l'aria viene articolata poco prima del centro del palato. Ok? Ca. Ca, qi, cu. Simile al quadro, ma più pesante. Tipo la simile alla cu del quadro, ma più pesante. Viene articolata prima del centro del palato, ok? Ka, ti, ku. E la K, la kaf, la nostra kaf, che è più leggera, tipo la K di Kodak. Ka, ki, ku. Ka, ki, ku. Poi la lettera L. La, li, lu. Poi la lettera M, ma, mi, mu. La lettera N, na, ni, nu. L'H di hotel, ma più aspirata, ok? Tipo in inglese hotel, ha, hi, hu, ha, hi, hu. Poi abbiamo le ultime due, e questi qua, la wow, che abbiamo detto che è una vocale lunga, che è wa, wi, wu. Anche questa, l'ultima, che è la ye, è una vocale lunga che viene denunciata ya, yi, yu. Ok? Voi, se avete un quaderno o qualche cosa, dovete prendere ciascuna lettera di questi qua e pronunciate con i tre diversi simboli. Allora, ad esempio, dovete fare così. La lettera A, mettete sopra A, sotto I, virgola U. A, sopra I, U, ok? A, I, U. Poi
prende lettera, l'altra lettera, la B, comincia Ba, B, Bu. Ok? Ci provate a disegnarla per il momento, provate a disegnarla perché la prossima lezione impareremo come viene scritta il metodo di scrivere lettera araba. Adesso dovete anche copiarla come sono, ok? Perciò ba, bi, bu, ta, ti, tu e così via fino alla fine, ok? Lì provate a scriverle come sono così, o copiate o disegnate, fate quella che è più facile per voi. Bene, adesso io vorrei fare anche una schema delle lettere simili, ok? Quali sono le lettere simili di sono? Cioè, dobbiamo capire, è una c'è differenza fra una morfema e un morfema, un fonema. Allora, un morfema, che cos'è un morfema? Il morfema è la più piccola unità dotata di significato. Perciò se io prendo in italiano la parola dato, tato, la lettera D simile nella pronuncia alla lettera D. Dato, tato, simili, ma le due parole cambiano, ok? Cioè, adesso, dato una cosa e tato un'altra cosa, ok? È la stessa cosa qua. Ci sono delle lettere, hanno un suono simile, ma cambiano il significato della parola, ok? La prima lettera. Prendiamo la lettera T, che è due puntini sopra, questa qua, la ta, ti, tu. E prendiamo questa qua, nella terza riga, 1, 2, 3, la seconda della terza riga, questa qua con il petalo, la to, la lettera to. Senti la differenza. Ta, ti, tu. To, ti, tu. Bene. Prendiamo l'altra lettera che è sa, teta. Sa, si, su. Sa, si, su. So, si, su. Avete sentito la differenza tra i tre suoni? Sa, si, su, dentale. Sa, si, su, che è una S normale, seguita da un da una vocale, sa, si, su. Poi abbiamo la so, più pesante. Tutte le lettere che hanno petali, tipo questa, 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 questi qua, hanno una pronuncia più pesante. Ok? So, si, su. Prendiamo l'altra lettera, che è la ha, che abbiamo detto come pulisci l'occhiale. Ha, ha. Invece questa qua, ha. Ha, hi, hu, ha, hi, hu. Ok? Adesso prendiamo la lettera da, la di. Da, di, du. Do, di, du. Sente la differenza? Più pesante lo to con la colpetta. La lettera questa qua, la da. La lettera da dittale, da tipo they in inglese o da in inglese, da di du, invece la z, za zi zu, è quella più pesante con il petalo, za zi zu. Poi abbiamo l'ultima, che è questa qua. Con due puntini, qua, quella più pesante che abbiamo articolato prima del palato, del centro del palato, qua, qui, qu, tipo, qu di quadro.
e questa qua la K di Kodak, K-K-K. Bene, e vi farò una schema nella prossima lezione e poi li pubblico sulla la pagina Facebook, la schema di tutti di queste lettere che non sono simili. Poi per qualsiasi domande potete anche scrivermi su Facebook, ok? Buona serata a tutti e vi auguro un buon studio. Ciao, grazie.